parliamo del bipendolo. Bipendolo, come dice la parola, sono due pendoli. Infatti è un sistema costituito da due aste, un'asta OB incennerata in O, OB è omogenea, lunga L piccolo, massa M piccolo, e un'altra asta BC incennerata alla prima asta, di lunghezza L grande, massa M grande. Su queste aste agisce il peso. Ho già evidenziato i centri di massa. Allora, vogliamo studiare l'equilibrio di questo sistema e anche il moto. Allora, cominciamo con l'equilibrio. Allora, per trovare le condizioni di equilibrio dobbiamo scrivere il potenziale delle forze. Agisce solo il peso, quindi sono forza conservativa. Allora, intanto io ho già segnato qui due angoli. Questo sistema ha due gradi di libertà e ho preso due angoli. L'angolo della prima asta forma con la verticale e l'angolo della seconda asta forma con la verticale. L'ho chiamati φ e teta. Allora, scriviamo, per scrivere il potenziale, scriviamo le coordinate dei centri di massa, P0, 1, meno. Allora, sono aste omogenee, quindi sia P0,1 che P0,2 stanno a metà asta. Allora, per quanto riguarda P0,1 meno, questo è uguale a L mezzi sen fi i meno L mezzi cos fi k, perché stanno di sotto. Per quanto riguarda P0,2, allora, la scissa sarebbe sarebbe questa più questa, quindi questo pezzo più questo pezzo, quindi abbiamo L sen fi, che è questo pezzo, più L mezzi, L grande mezzi, sen teta i. Per quanto riguarda la cosa, sono tutte negative, allora abbiamo che è questa cosa qui più questo pezzo, quindi abbiamo L cos fi L mezzi cos teta k. Allora, queste ci serviranno anche per calcolare poi il moto, eccetera. Per quanto riguarda il potenziale, possiamo scrivere che è meno mg, è la somma dei potenziali dei due pesi, quindi mg per meno L mezzi cos fi, e abbiamo scritto il potenziale della forza peso della prima asta, meno m grande g per meno L cos fi meno L mezzi cos teta, che è della seconda asta. Quindi abbiamo mg L piccolo mezzi cos fi più m grande g L piccolo cos fi più m grande g L grande mezzi cos teta. E quindi abbiamo scritto il potenziale. Vabbè, possiamo mettere un cos fi in evidenza, ma insomma questo non è questo il punto. Il potenziale delle uniche due forze che agiscono, la forza peso qui e la forza peso qua. Allora, per trovare l'equilibrio dobbiamo fare le derivate del potenziale rispetto alle coordinate lagrangiane, a due gradi di libertà, quindi dobbiamo fare du su dφ e du su dθ. Allora, intanto li scrivo e poi li calcolo. Allora, du su dφ, allora viene meno mg L piccolo, m piccolo, L piccolo mezzi, sen φ, meno m grande g L piccolo, sen φ, basta, uguale 0. E questo invece viene meno m grande g L grande mezzi, sen φ, sen teta, uguale 0. Allora, qui
si può mettere senza fine evidenza e praticamente per annullarla basta che senza fine sia uguale a 0. E quindi troviamo φ uguale 0 più greco. Qui è un pezzo solo, quindi abbiamo sen teta uguale 0, quindi abbiamo teta uguale 0 pi greco. Allora, di condizioni di equilibrio se ne trova 4 praticamente. Allora, questo per ora lo mandiamo via e vediamo. Se ne trova 4 perché si trova 0, 0, 0 pi greco 0 e pi greco. Naturalmente 0, 0 sono le aste tutte giù, 0 pi greco è una giù e una girata in qua, quell'altra è una su e una giù e quell'altra sono tutte e due una sopra l'altra. Vi potete immaginare quando ci sono le aste girate non sia tanto stabile l'equilibrio. Comunque per ora abbiamo trovato i possibili i punti diciamo stazionari di U. Ora dobbiamo vedere se sono massimi o minimi per la funzione U. Quindi per vederlo dobbiamo scrivere le derivate seconde, cioè dobbiamo fare le derivate seconde, scrivere le matrici hessiane. Quindi allora abbiamo la derivata seconda di U rispetto a φ due volte, fa allora meno mgl mezzi cos φ meno m grande g L cos φ. Le derivate miste non ci sono, cioè sono 0 perché qui non c'è teta e qui non c'è φ. La derivata seconda di U rispetto a teta due volte fa meno m grande g L mezzi cos teta. Allora, calcoliamo, allora queste ce l'abbiamo. Calcoliamoci ora le matrici hessiane nei punti che abbiamo trovato e vediamo se sono punti di massimo, minimo o sella o quel che è, insomma. Vi ricordo che i punti di massimo sono punti di equilibrio stabile, i punti non di massimo, quindi se troviamo sella o se troviamo minimi, sono instabili. Allora, calcoliamoci la matrice hessiana in 0, 0. Allora, questa in 0 è meno mgl mezzi meno mg m grande gl 0, 0 e qui viene in 0, viene meno m grande gl grande mezzi. Allora, se facciamo il determinante di h di 0, 0 viene questo per questo, quindi viene mgl mezzi che moltiplica mgl piccolo mezzi più m grande gl e questo è positivo. Allora, andando a vedere il primo termine, questo è negativo, quindi abbiamo che 0, 0 è un punto, è un massimo, un punto di massimo. Punto di massimo e quindi l'equilibrio è stabile. Allora, lo scrivo qua su, lo scrivo qui, stabile. Ora, vediamo già a posto. Allora, andiamo a calcolarci l'essiana, la matrice hessiana nel punto 0 pi greco. Allora, nel punto 0 pi greco, a occhio, vuol dire questa giù e quell'altra su, ma insomma. Comunque, mettiamo φ uguale 0 da meno mgl mezzi meno m grande gl e basta, 0, 0. Qui integriamo il coseno è meno 1, quindi abbiamo mgl grande mezzi. Allora, quando si va a fare il determinante di h 0 pi greco è questo per questo, questo è negativo, questo è positivo, quindi viene negativo, quindi 0 pi greco è un punto di sella e quindi l'equilibrio è instabile.
Quindi questo è instabile. Calcoliamoci ora la matrice hessiana in e il determinante in pi greco 0. Allora, h di pi greco 0. Allora, h di pi greco 0 viene m, il coseno è meno 1, quindi qui viene mgl mezzi più mgl 0, 0. Qui viene, allora sarà detto pi greco 0, quindi viene meno mgl mezzi. Il determinante di pi greco 0, di h pi greco 0, questo per questo, questo è positivo, questo è negativo, viene negativo di nuovo pi greco 0 punto sella. E quindi equilibrio instabile. Quindi questo è instabile, anche questo. Ultimo, pi greco, pi greco. Facciamo il calcolo. Pi greco, pi greco. Allora, viene. Ricordiamoci il coseno è meno 1, quindi viene mgl mezzi più mgl 0, 0, mg L grande, questo non c'è, mezzi. Allora si fa il determinante di h pi greco pi greco e viene questo per questo, che è positivo, perché queste sono tutte quantità positive, deve stare lo stesso, positivo, questo è positivo, quindi viene che pi greco è un punto di minimo. Ai fini dell'equilibrio, che sia sella o minimo, non ci interessa perché è sempre instabile. Quindi anche questo è instabile. Quindi nel caso del bipendolo abbiamo trovato quattro posizioni di equilibrio, l'unica stabile, ma ci si poteva anche immaginare, è quella con tutte le aste dritte di sotto, ed è 0,0.